problema fondamentale della vulvodinia è che, non essendo riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale, le pazienti devono pagare tutto di tasca loro. Proprio per questo la vulvodinia è detta anche una malattia di lusso, ovvero se hai soldi ti curi, se non hai soldi non ti curi. Sono Chiara e oggi parliamo di vulvodinia e dolore pelvico cronico. La mia storia inizia all'età più o meno di 18-19 anni, quando ho iniziato ad avere i primi rapporti sessuali penetrativi, che per me sono stati abbastanza dolorosi, ma io pensavo fosse normale, perché in realtà è così che mi avevano raccontato la prima volta. E il mio primo sintomo è stata la cistite, ovvero avevo questa cistite che insorgeva solitamente un 24-72 ore dopo un rapporto sessuale penetrativo. E così è iniziato il mio calvario. Ovvero, stavo sempre male, perché le cistiti sono iniziate a diventare sempre più costanti, sempre più ricorrenti, e ho iniziato a fare il famoso giro delle sette chiese. Cercavo una risposta ai miei dolori, risposta che non arrivava, perché comunque venivo trattata sempre allo stesso modo, ovvero antibiotici, ovo e lavanda. E questa cosa io l'ho fatta per 12 anni. Sono arrivata alla diagnosi grazie a me stessa. Ho preso in mano la situazione, mi sono aiutata con internet, ho trovato un forum dove c'erano delle ragazze, delle donne che avevano i miei stessi sintomi, e così mi sono ritrovata in quello che raccontavano nelle loro storie. E ho deciso, attraverso un elenco di medici specializzati, di andare da questo urologo nella mia regione, e così 12 anni dopo ho ricevuto la diagnosi di vulvodinia e anche di forte contrattura del pavimento pelvico. Che cos'è la vulvodinia? Ovviamente si tratta di dolore nell'area vulvare, che può essere generalizzato su tutta la vulva oppure localizzato in alcuni punti. E molto spesso il dolore è di origine neuropatica. Sappiamo che il dolore neuropatico è tra i dolori più forti che si possa provare, quindi possiamo immaginare quanto possa essere invalidante avere un dolore cronico più o meno tutti i giorni con una forte intensità. Le difficoltà quotidiane sono tante, perché influenza sicuramente sia dal punto di vista lavorativo / studio. La posizione seduta è molto spesso dà dolore a chi è che soffre di vulvodinia. Io lavoro da casa, quindi mi capita di lavorare dal letto. Nei 12 anni di ricerca di una diagnosi mi sono sentita dire tante cose, e la cosa che forse mi ha fatto più male è stata l'invisibilizzazione. Tutto quello che avevo, tutti i miei sintomi venivano banalizzati e normalizzati. Anche io mi convincevo che forse quella cosa lì me la sarei dovuta tenere, e infatti molti medici in realtà mi dicevano: Chiara, ti devi semplicemente abituare, evidentemente la cistite fa parte del tuo DNA. Alcuni tipi di dolore pelvico cronico sono prese sicuramente poco sul serio, in primis perché non vengono studiate all'università. Quindi abbiamo una mancata formazione medica, questo sicuramente. Ci vogliamo mettere anche del fatto che della salute sessuale femminile non se ne frega proprio nessuno? Io ce lo metterei in questo calderone. Si studia tanto per quanto riguarda la sua procreazione, la sua fertilità, ma non la sua salute sessuale. E quello che ancora manca, secondo me, è proprio un approccio multidisciplinare. I medici e le mediche che si occupano da tempo di vulvodinia parlano tantissimo della questione dell'approccio multidisciplinare, ovvero che servono vari medici per la cura, esempio il ginecologo, l'urologo, il gastroenterologo, il fisioterapista, lo psicologo, una sessuologa, un sessuologo. Io faccio parte del comitato vulvodinia e neuropatia del Pudendo, quindi insieme ad altre persone portiamo avanti questa battaglia. L'obiettivo primario è quello del riconoscimento, anche perché non siamo riconosciute dallo Stato, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sì. Quindi la vulvodinia esiste. E poi ovviamente chiediamo anche altro. Formazione medica, che quella è la base di tutto, perché con medici formati possiamo riuscire a curare le persone e a ridurre anche gli anni di ritardo diagnostico. Ma anche la costruzione di alcuni centri specializzati. Far sì ovviamente che le persone si possano curare attraverso appunto un sostegno economico da parte dello Stato. E ovviamente questi sono tempi lunghi. Come si suol dire, Roma non è stata costruita in un giorno, nel senso che è una battaglia lunga, ma non si molla.